È possibile spiegare la matematica con oggetti semplici, in quanto facilitatori che fanno da tramite tra il pensiero concreto e le prime forme di astrazione. Tanto più questo passaggio è curato quotidianamente con giochi, esercizi e strumenti appositi, tanto migliore è la ricaduta sulla classe nel suo complesso e naturalmente sul singolo alunno. Il loro uso, inoltre, evita la formazione di quei misconcetti e di quelle difficoltà che si riscontrano quotidianamente nei bambini. Questa costante interazione rende piacevole e divertente l'attività scolastica. In particolare nelle prime classi è necessario introdurre gli argomenti con proposte in cui il corpo e le mani giocano un ruolo importante, per fissare le informazioni e poterle recuperare senza fatica, proprio attraverso quegli aspetti logici, topologici, metrici e geometrici che ne sono parte integrante e che emergono in modo del tutto naturale. Ciò permette al bambino di individuare e di focalizzare l'attenzione su quei riferimenti spazio-temporali entro cui deve muoversi. Il geopiano di legno ne è un esempio. Può essere utilizzato durante tutto l'arco della scuola primaria, a partire dal primo ciclo fino alle prime formalizzazioni della classe quinta. Il passaggio dalla pagina a quadretti tridimensionale, rappresentata dal geopiano, a quella con due dimensioni, rappresentata dal quaderno, avviene pertanto in modo indolore, per l'accresciuta consapevolezza dello spazio e dei suoi riferimenti. La migliore gestione della pagina, cioè dell'ordine mentale di cui è proiezione, ne è la prova. Anche il geopiano di Moquette ha un ruolo importante. Su di esso è possibile giocare con le frazioni e fare i primi calcoli, rappresentare le rettilinee, come nel geopiano di legno, ma anche le curviline. I bambini possono così cimentarsi nella produzione di linee intrecciate, aperte e chiuse, fino a giungere alla circonferenza. È possibile disegnare curviline anche con compassi rudimentali, realizzati da bambini con una matita e una funicella. Al termine del secondo ciclo, potremo veramente parlare della circonferenza come luogo geometrico di punti del piano equidistanti da un punto fisso detto centro, e saremo compresi dai bambini. E ancora, per la costruzione dei poligoni e definire le loro proprietà si possono utilizzare il meccano oppure i fogli di carta. E che dire del tangram per introdurre le figure isoperimetriche ed equiestese? Bene. Questo e molto altro ancora nel corso Spiegare la matematica con oggetti semplici.